Eccoci alla quarta edizione di Place to Be, la videorubrica in collaborazione fra Warlink e il Parere.net, che si occupa, come ormai saprete, di recensire, di segnalare eventi, pillole, curiosità della settimana senese. Iniziamo dal giovedì. Questo giovedì sera inaugura l'Officina. Il Touché Pub, che un tempo appunto si chiamava l'Officina, ritorna al vecchio, con un ritorno al futuro, con il vecchio brand che viene rinnovato. Quindi, per chi non vivesse a Siena da abbastanza anni da ricordarsi che il Touché appunto qualche anno fa si chiamava l'Officina, adesso parte, diciamo, l'era dell'Officina 2.0 in Piazza del Sale. Ancora il giovedì ricordiamo che c'è un evento interamente dedicato alla pizzica e alla taranta, quindi alla musica tradizionale salentina, al cacio e pere, in attesa di capire se il cacio e pere riesce a risolvere alcuni problemi tecnici che hanno fatto annullare alcuni degli eventi che erano in programma nei primi giorni della settimana. Vi terremo aggiornati su questo dettaglio. Per quanto riguarda il giovedì, vogliamo anche ricordare che il giovedì sera è sempre il giorno della musica dal vivo allo Schillet, tranne alcuni eventi eccezionali. E questa settimana abbiamo Mick and the Gloves Band, che ripropongono un compendio di musica rock di tutte le decadi, diciamo dagli anni 60, 70, 80 e così via, fino ad arrivare ad oggi. Passiamo adesso al venerdì. Allora, questo venerdì non ci sono moltissimi eventi, diciamo, che ci preme moltissimo sottolineare, però al Tubo abbiamo una band interessante, che ci propone, diciamo, uno studio molto accurato e anche sperimentale della ritmica. È una band che studia in qualche modo tutte le varie accezioni, tutte le varie possibili sperimentazioni intorno alla ritmica, al tempo, allo studio, diciamo, quindi della tempistica proprio della musica, da un punto di vista proprio delle quartine, delle terzine, dei tempi musicali. Per quanto riguarda invece il sabato, andiamo ai locali, insomma, che di solito sono i protagonisti del sabato. Questa settimana abbiamo alcuni eventi anche multipli. Perché? Perché al Sonar, per il 70° anniversario della nascita di Bob Marley, c'è un evento con tre formazioni che si esibiscono dal vivo, band che vengono dall'Inghilterra, dall'Italia, insomma, un evento multi-evento, ma anche un evento internazionale, che propone appunto una rassegna del dub delle origini, della musica reggae, quindi un vero festival dedicato a Bob Marley e al reggae, proprio in occasione, come abbiamo detto, del 70° anniversario della nascita di Bob Marley. Sempre per quanto riguarda il sabato, anche la Corte dei Miracoli propone un evento triplo con due band e un DJ set molto particolare. Il sabato della Corte dei Miracoli allora ha, diciamo, ha tre band che spaziano dal post-rock al garage punk e quindi poi, come abbiamo detto, al DJ set orientato sul genere electro-swing. Quindi anche la Corte dei Miracoli una vasta offerta di eventi proprio per questo sabato sera. Altra cosa che ci piace segnalare di questa domenica, scusate, di questo sabato, è l'evento della Diana con gli Hot Momo, che sono una cover band dei Red Hot Chili Peppers. Occasione questa per sottolineare la crescente attività musicale della Diana, che propone sempre più appuntamenti musicali durante il mese, e insomma la crescente iniziativa di questo locale ci fa piacere segnalarla come una nota positiva della vita notturna senese. Nota purtroppo invece negativa, che vogliamo segnalare in conclusione di questa quarta edizione di Place to Be, è invece la chiusura del Croeg. Giovedì scorso è stata l'ultima serata del locale di Piandovile e questa settimana Siena purtroppo si sveglia con un locale in meno. Vi lasciamo con questa pillola triste in questa occasione. Per il resto, per tutti gli approfondimenti e tutti i dettagli degli eventi di cui vi abbiamo parlato e di altri, vi rimandiamo alla sezione eventi del Parere.net e ci vediamo la settimana prossima con la quinta edizione di Place to Be. Ciao!